festa dell'Assunta di Avano si tiene il 15 di agosto, e la festa patronale, già dalla sera della vigilia c'è tutta una serie di iniziative che partono dal lato gastronomico, quindi c'è la polenta taragna piuttosto che altri piatti della tradizione che vengono serviti alla popolazione. Di solito si fa una grande festa in piazza o presso la latteria o presso il parcheggio pubblico, e poi seguono danzi e balli per tutta la serata. Alla sera facevano festa, la vigilia, facevano festa, mangiavano il bec, con la polenta e il bec, arrivava tanta gente. E c'erano due osterie, la sua e una dentro in fondo l'Elisa. Lì in piazzetta, l'altra piazzetta, c'era l'osteria, l'usanza del polenta e il bec, sia che da una parte che dall'altra. Il bec, il caporone, il maschio della capra. Poi su qua sopra mandavano sui fuochi, facevano festa, insomma. E poi la torte delle torte, de fecole. Sì, facevano torte, le torte. Per forno, per turno lo facevano tutti. Sì, sì, quella è la dolce per la festa, facevano il dolce. Poi c'era la messa. In canti. Il giorno della festa, il 15, alla mattina c'è la tradizione della messa solenne nella chiesa dell'Assunta, intorno alle 11, un quarto circa, e poi al pomeriggio, dopo il pranzo che viene comunque fatto per tradizione presso le case, le proprie case, con le famiglie, però c'è anche la possibilità di recarsi presso il ristorante Legnone. E poi nel pomeriggio si tengono giochi aperti a tutti, e alla sera vi è la tradizionale processione mariana che parte dalla chiesa dell'Assunta per arrivare alla cappelletta del Canton, che si trova sulla strada provinciale che va verso Pagnona. La processione è molto sentita, infatti le donne vestono ancora il costume tradizionale o stampà, e per le vie del paese vengono esposti drappi alle finestre, azzurri e bianchi, e nastri che abbelliscono tutto il percorso. La processione culmina quindi alla cappelletta del Canton, dove si tiene la benedizione e il bacio della reliquia. E poi tutti i vari fedeli tornano al paese, dove continuano i festeggiamenti.